col guest su Studio 5. Il buongiorno vi arriva da Stefano D'Alberto per questa puntata di Call Guest, in cui incontreremo un amico, un cantautore, un produttore discografico. Qui ai microfoni di Radio Studio 5 abbiamo Arnaldo Furioso. Ben trovato. Radio Studio 5, ma che piacere essere qua. Eccomi, tutto vostro. Ricordiamo che sei partito lo scorso giugno con questo progetto musicale ed è da poco uscito il tuo terzo singolo, Libero Dal. Stai tirando fuori un sacco di musica. Brevissimo riassunto delle puntate precedenti. Il primo singolo, Amore Quantico, ipotizza che l'amore segua le regole della fisica quantistica, dove tutto è meno determinabile, ma perché sicuramente non segue quelle della fisica classica, no? Questo è poco ma sicuro. È un brano elettropop fondamentalmente, ma con molti elementi orchestrali e anche qualche venatura di rock. Il secondo singolo invece è una feat con la rapper francese Missy Miriam, si intitola Copriti che ho freddo ed è squisitamente synthwave con molti molti elementi anni 80. E poi si arriva finalmente all'ultimo singolo uscito da pochissimo, si intitola Libero Dal e parla di sesso e libertà. È un brano lento ma violento, molto molto elettronico, ma anche qui ci sono diverse incursioni orchestrali, in particolare una sezione d'archi di cui vado fiero per cui vi invito all'ascolto. Senti, ma cosa ti ha portato a scegliere proprio questo nome, un nome d'arte come Arnaldo Furioso? In realtà qualcuno mi ci chiamava già da prima, perché io mi chiamo Arnaldo l'anagrafe e sono stato sempre un tipo un po' vivace, mettiamola così. La scelta di Arnaldo Furioso come nome d'arte si lega molto alla scelta di visceralità, all'anelito artistico, come dire, che se ne frega altamente dell'algoritmo, sua maestà l'algoritmo che ci governa tutti, anche nella scelta dei generi musicali, dei temi da trattare nelle canzoni, e quindi un approccio diretto. Poi tra l'altro secondo me sono i generi musicali che sono fatti per le canzoni e non viceversa, non le canzoni per i generi musicali, occhio, anzi orecchio. Ho ascoltato Libero Dal ed è molto interessante e poi tratta un tema davvero particolare. Libero Dal non è una canzone contro il sesso è meraviglioso, ma la libertà rimane il bene più grande. Il protagonista di questa canzone sviluppa una dipendenza sessuale per una persona e tutto ciò che vuole è liberarsi, anche perché questa persona, magari con le migliori intenzioni, magari è anche innamorata, però comunque possiede uno strumento di controllo. Poi ci sono altri temi che si intrecciano durante questo racconto, perché in realtà poi le canzoni spesso sono un vero e proprio racconto. Ti faccio una domanda un po' cattiva. Hai 50 anni, 50 anni suonati, a volte non hai paura di essere ridicolo? Ah, c'è pure la domandina bastarda. Ma non erano i calciatori che a una certa età, pure i cantautori, vabbè, sarà. No, scherzi a parte, io credo che non riuscirei a non fare quello che faccio. Per cui poi il fatto dell'età, sicuramente qualcuno ti guarda un po' storto, però poi ci si abitua a tutto. Inoltre secondo me, a maggior ragione a una certa età, quello che devi fare, quello che vuoi fare, insomma, è meglio che lo fai subito. Non mi resta che ringraziarti per aver partecipato a questa puntata di Call Guest. Ringrazio Arnaldo Furioso, ricordandovi che trovate tutti i suoi brani sui vari store musicali. Grazie ancora di essere stato qui con noi, qui su Radio Studio 5. Un grazie a tutti da parte di Stefano D'Alberto e alla prossima con Call Guest. Grazie Radio Studio 5, un bacione dal vostro Arnaldo Furioso. Call Guest su Studio 5.